Senti Max, ho pensato una cosa. Sai che non siamo solo noi a fare questo servizio di educazione finanziaria, di formazione, Certo, insomma, di divulgazione. divulgazione, bravo, di divulgazione. Che ne pensi di fare una puntata di coabitazione, una mezz'oretta? Prima Ma con chi? Non è detto con chi. volevo sapere che ne pensi in Certo, generale. assolutamente, dipende da con chi lo facciamo. Ma pensavo di farla con Edufin, è Ah, con presente? Massimo e Annalisa, Massimo Formulano e Esattamente. Annalisa Lo Spinoso. Ottimo. Ci proviamo? Ci proviamo, Dai, li facciamo. chiamo. Ok, sono contento. Prova a chiamarli, vediamo che Economia dice. per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Bene, ben ritrovati a Edufin, puntata specialissima. Innanzitutto saluto il mio compagno di avventura Massimo Famularo. Ciao Massimo. Ciao Annalisa, buonasera. Buonasera. E abbiamo con noi, li avete già visti, due ospiti molto speciali. Questa sera Edufin incontra l'economia per tutti. E quindi abbiamo con noi Andrea Boda, alias Alieno Gentile, e Massimiliano Labate, suo compagno di avventura in questo podcast che sicuramente tutti voi conoscete. Se non lo conoscete, andate a recuperarlo. Ciao Andrea, ciao Max. Ciao a voi. Ciao. Ben trovati, è veramente un piacere ospitarvi qui a Edufin. Io sono una fan, lo dicevo ad Andrea nell'altra puntata che abbiamo registrato insieme, sono una fan del vostro podcast che ascolto quotidianamente, quindi mi fa veramente molto piacere che siate qui con noi oggi in occasione poi del mese dell'educazione finanziaria. Mi piacerebbe riflettere un po' con voi, tra noi quattro, sul significato di tutte queste attività di informazione barra comunicazione che facciamo proprio per diffondere la cultura finanziaria, una sorta di alfabetizzazione. Magari mi piacerebbe che alla fine di questa puntata arrivassimo anche a una conclusione, se il nostro lavoro è veramente utile, o aiutateci anche voi da casa che ci state seguendo a capire quali sono le cose, i contenuti che effettivamente vorreste sentire. Inizierei con l'Aliero. Come è cominciato questo lavoro di divulgazione? Io la storia un po' la conosco, ma raccontala anche per gli spettatori di Edufin. Ah, sì, allora io anni fa facevo consulente finanziario e quindi mi capitava di spiegare così alle persone che assistevo gli eventi o comunque di spiegar loro co cosa stava succedendo piuttosto che come andava interpretato un certo fatto. E mi sono accorto che insomma molte volte mi capitava di ripetere le stesse spiegazioni a diverse persone in varie occasioni. Quindi, siccome in passato disegnavo siti web, molti anni fa, nella preistoria di internet, mi sono detto: ma perché non metti quello che diresti alle persone ogni volta, lo metti scrivi, fai un articolo, fai un blog, insomma, no? E così, insomma, destinato a queste 40 persone circa, è nato il mio primo blog, che era Bimbo Alieno, quando ero un po' più giovane di così, sapevo permettermi quel nickname. E da lì poi le cose hanno cominciato a prendere un altro abbrivio, diciamo, perché i contatti sono diventati un po' più di quei 40 destinatari iniziali, e le iniziative poi dopo sono nate una sull'altra. L'ultima è questa di questo podcast che è nato per merito esclusivo di Max, bisogna riconoscerglielo. Ecco, come vi siete incontrati tu e Max? Ma questo lo dico io allora, dai. Bravo, vai. Lo dico io più che altro perché è stato su mia iniziativa. Io sono uno sperimentatore, sono uno, infatti su questo ci siamo ritrovati poi in pienissima sintesi con Andrea. E un bel giorno lo seguivo da tempo su Twitter e lo ritengo tuttora uno dei migliori divulgatori sull'economia, ma non solo sull'economia, a lui piace andare a spaziare molto, andare molto sull'aspetto più relativo alla società, ha un modo tutto suo di parlare di economia, anche con ironia, con simpatia. E un bel giorno gli ho detto: ma guarda, perché non pensi a fare un podcast? Ma in realtà non avevo voglia di fare io il podcast con lui, avevo semplicemente detto: perché non fai un podcast?
E lui immediatamente mi ha risposto dicendomi facciamolo. Io in prima battuta avevo detto ti aiuto a farlo, non avevo minimamente pensato all'idea di fare io il podcast con lui, nonostante sia uno che vengo dalla radio, ho fatto programmi radiofonici, mi piace, ma in quel caso volevo dargli un contributo, diciamo, tecnico. Ed invece lui ha detto no, facciamolo insieme. E quindi devo dire che alla fine ci è capitato di diventare poi una coppia di fatto, perché funzioniamo probabilmente dal punto di vista umano quando parliamo. Poi chiaramente ci siamo dati i ruoli, io faccio un po' l'uomo della strada, faccio quello che fa le domande, qualche volta so qualcosa, qualche volta non so nulla facilmente, quindi facendo le domande come l'uomo della strada, come colui che non sa, cerco di essere l'ascoltatore tipo del nostro programma. E così pian piano siamo arrivati alla seconda edizione. Probabilmente all'inizio non scommettevamo neanche noi di arrivare alla decima, dodicesima puntata, poi siamo arrivati, forse la prossima sarà la 39esima, la 40esima, non ricordo neanche. L'abbiamo già fatta la 40esima. Vedi, adesso poi ha preso tutto in mano lui, fa anche lui la sigla, fa tutto lui, e quindi io mi metto lì perché si è fatto prendere. Ma adesso faccio un attimo io il conduttore e chiedo a voi come chi vi ha messo insieme e per quale ragione vi hanno messo insieme. Massimo, Annalisa. Vuoi rispondere tu per primo? Annalisa. Io conoscevo Costantino De Blasi e anche Michele Boldrin, e ovviamente per lavoro li avevo invitati in trasmissione, e loro mi hanno detto perché non collabori con noi, con Liberi Oltre, il canale che tra l'altro io seguivo, quindi ho detto va, carino. E Costantino mi disse c'è Massimo che è molto bravo nel lavoro di comunicazione, di divulgazione, è interessato all'educazione finanziaria, lui aveva appena pubblicato un libro e quindi gli ho scritto, anche noi ci siamo scritti, in realtà Massimo non ci siamo mai incontrati, ora riflettevo quando loro raccontavano la loro storia, noi non ci siamo mai incontrati perché era considerata piena pandemia, probabilmente era l'inverno scorso, quindi comunque era anche un po' difficile incontrarsi e spostarsi, e quindi da lì è nata l'idea di fare Edufin. Anche noi all'inizio l'abbiamo un po' provata così, buttata giù, e poi alla fine è diventato un format che spero, insomma, piaccia. Abbiamo avuto dei riscontri anche un po', dei bei riscontri, dei riscontri positivi. A questo punto tocca a Massimo, quindi gli faccio una domanda, visto che noi siamo i due conduttori e loro sono quelli che danno le risposte. A questo punto, Massimo, la prima considerazione che faccio, che mi è venuta poi di fare quando abbiamo iniziato questi prodotto nostro, e anche l'attività che fate sia tu che Andrea con altri sistemi, in buona sostanza l'economia in generale non è un tipo di materia che viene affrontata sin da quando si è piccoli, cioè diciamo nella scuola di primo e secondo grado non esiste assolutamente come base, e lo ritengo una cosa assolutamente folle considerando quanto importante sia l'economia sia da quel punto di vista personale sia dal punto di vista oggi della politica, probabilmente l'economia viene ancora prima della politica. Quindi penso che questo tipo di attività come la vostra, come la nostra, siano quasi un sistema per poter dare le basi alle persone, che infatti noi abbiamo trovato riscontro. Sei d'accordo su questo? Nasce anche per questo la vostra avventura? Assolutamente sì, e se vuoi rincarerei anche la dose cercando di essere un pochino, non dico scortese, però se ci pensate un attimo, alla scuola dell'obbligo noi abbiamo insegnamenti di educazione artistica, educazione musicale, per quelli che scelgono la religione cattolica c'è la religione cattolica, quindi noi riteniamo che un cittadino che esce dalla scuola dell'obbligo italiano debba conoscere le sette note piuttosto che i colori primari e quant'altro, e che possa tranquillamente ignorare l'interesse composto, come funziona l'economia, e talvolta assumere anche cariche, cioè può diventare giudice della Corte di Cassazione e bocciare diciamo sistemi pensionistici che sono distorsivi e che realizzano trasferimenti tra le generazioni, piuttosto che, quindi direi, secondo me, poi ovviamente sono un po' di parte perché magari si tratta di materie che mi sono vicine, io credo che queste cose siano estremamente utili per capire come funziona il mondo, per limitare i danni che possono venire. Vediamo, anche nell'Unione Europea ci sono adesso
leggi contro il sovraindebitamento, cioè c'è questa idea della protezione del consumatore, ci sono persone che sostanzialmente magari si indebitano oltre le loro capacità e poi bisogna intervenire, e tanti altri disastri. Facendo un passettino prima e imparando quelle quattro cose, io ritengo che faccia oggi parte un po' dell'alfabetizzazione di base, insomma, però vedo, sono un pochino di parte, quindi mi fermo qua. Per aggiungere una cosa su questo argomento, non è nemmeno un problema di domanda, nel senso che a me è capitato di fare in scuole medie, scuole superiori, licei, eccetera, delle ore pro bono di educazione economica, educazione finanziaria, e trovato dei ragazzi sempre interessatissimi, curiosissimi, desiderosi di conoscere, pieni di domande. Quindi non è nemmeno da dire che sarebbe una roba che gli vai ad imporre controvoglia, diciamo, anzi troveresti pure domanda ricettiva, insomma. Sì, sì, è proprio una questione di forse anche culturale, perché non lo so, i soldi sono sempre considerati una cosa a volte sporca, o sbaglio, anche da insegnare ai bambini. È un buon punto questo, sì. Anche se, voglio dire, aver cura dei risparmi non dovrebbe essere considerato qualcosa di cui vergognarsi, insomma. Però è vero, ecco, sì, Andrea. È un punto che non avevo considerato, ma non ci sta. Perché io, mi è capitato di parlare anche con una scuola elementare, insomma, avevo proposto anche dei corsi, dicevo, no, ma sono troppo piccoli, lì adesso insegnarli è come se li indirizzassi a qualcosa che devono sapere il più tardi possibile, invece sarebbe tutto il contrario. Ecco Andrea, tu dicevi prima, mi chiedevano sempre le stesse cose i miei clienti, ma adesso che magari sentono anche i tuoi podcast, ti vedono un po' ovunque, quali domande ti fanno? No, beh, allora adesso io non faccio più il consulente finanziario, mi occupo di gestire, diciamo, parlo con i mercati, parlo molto meno con le persone, quindi mi capita di meno. Però è vero che ci sono dei clienti che comunque dopo tanti anni che si erano abituati a parlare con me, continuano a cercare me, con cui si è instaurato un rapporto che va al di là del lavoro, eccetera. E devo dire che il fatto di da parte loro ricevere i miei iscritti, piuttosto che andarseli a cercare, piuttosto che trovarli in giro o vedere, ascoltare qualche puntata del podcast, fa sì che quando ci incontriamo il livello della conversazione parte già da un livello più elevato, no? Perché loro hanno già acquisito dei dati di base, hanno già acquisito il mio punto di vista prevalentemente su determinate faccende, perché insomma poi generalmente cerco di stare abbastanza sulla palla su quello che succede, no? Quindi quest'anno si è parlato tantissimo di inflazione, del fatto che manca la roba, del fatto che insomma di quello che sta accadendo in Cina, sembra una serie a puntate con episodi scritti da George Martin, per la verità, perché insomma ogni volta muore qualcuno. Sono settori economici, non personaggi, ma ogni volta che il regolatore cinese prende la penna in mano succede qualcosa. Quindi insomma quest'anno c'è stato da divertirsi praticamente molto con questi temi, e poi dopo tante volte trovavano il contenuto sui miei canali in qualche maniera, e poi lo trovavano qualche settimana dopo, qualche mese dopo, sui canali invece, come dire, mainstream, no? Quindi al telegiornale, piuttosto che quindi erano contenti di saper, certo, interpretare le notizie. Avevano acquisito le chiavi in anticipo di decifrare. Max, che cosa hai imparato in queste 40 puntate in estrema sintesi? Innanzitutto un approccio nei confronti dell'economia che è un po' quello che dice spesso Andrea. Questo pensiero per cui l'economia è regolata da numeri, che sembrerebbe, i numeri sembrano essere lì fermi, una cosa sicura, ma invece poi l'economia è soprattutto legata agli esseri umani, e gli esseri umani cambiano facilmente le loro idee. Lo diciamo spesso, lo dice spesso Andrea, e mi ci fa pensare. Uno dei motivi per cui l'economia poi è davvero interessante,
anche nelle previsioni, alcune volte fanno ridere le previsioni, perché le previsioni, soprattutto a lungo termine, poi le torri gemelle, una pandemia, ti cambiano completamente lo scenario, o soprattutto anche fare previsioni su quello che poi è il comportamento degli esseri umani è impossibile, perché appunto gli esseri umani sono imprevedibili. Questo è l'aspetto che mi piace di più e che facciamo emergere, che fa emergere Andrea ogni volta, facendoci capire che poi nell'analisi dell'economia non bisogna essere poi così rigidi nel dire le cose, bisogna fare degli scenari naturalmente, ma è impossibile prevedere quello che accadrà, e quindi attraverso l'economia si fa anche una lettura della società. Io a questo punto voglio fare poi una domanda a Massimo, perché faccio quello che risponde, ma poi fa anche le domande, ci incrociamo nel fare le domande, perché io faccio le domande più che dare risposte, come fa Annalisa con te, Massimo. Annalisa diceva una cosa prima che mi ha fatto pensare, quando diceva sull'economia una cosa quasi sporca. Ecco, da questo punto di vista notavo questa differenza profonda del rapporto che gli italiani hanno col denaro e di quello che invece hanno, ad esempio, gli inglesi. Io vivo in Inghilterra, una cultura completamente diversa rispetto al denaro, che probabilmente affonda le radici sulla religione, sulla cultura. Noi con il denaro abbiamo sempre avuto un problema, problema su quanto, se guadagni tanto, il fallimento. Cosa ne pensi da questo punto di vista, Massimo? L'audio, un classico. Io, ma neanche a farlo apposta, tra le altre cose faccio anche un podcast per la Fondazione Einaudi, e neanche a farlo apposta, in una delle, tipo la penultima puntata, ho rammentato un aneddoto che c'era sul libro di geometria di quando io facevo il ginnasio, e c'era questo aneddoto del maestro Euclide che camminava con i suoi discepoli, e praticamente un discepolo chiede: maestro, ma io quale utile posso ricavare dallo studio della geometria? E il maestro gli fa: maestro, chiama un servo e dice: dagli una moneta, perché questo è uno di quelli che non studia se non ricava un utile da quello che... E quindi c'è sta cosa, io dico, poi facevo... Potremmo partire una derivata sulla cultura, il liceo classico e quant'altro, però quando io leggevo sta cosa, convinto, sì, la cultura è una roba, e c'era, ti dico, in me anche, insomma, un po' in famiglia, questa idea che magari alcune cose fossero alte, e questo credo che faccia parte della cultura italiana. Cioè, in Italia qualsiasi diplomato con la terza media che è direttore di un giornale di partito è un intellettuale e va in televisione e parla. Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia, un premio Nobel per la fisica, fai fatica a dire che sia un intellettuale, perché, cioè, secondo me nella cultura italiana c'è una predominanza un po', se vogliamo, del sapere, a parte che c'è l'idea che esista una contrapposizione fra sapere umanistico, sapere scientifico, cosa in cui io non credo, ma questa differenza di valori secondo me si trasmette anche all'idea che ci siano delle cose che sono più manuali, più terrene, e questo secondo me incide anche nella gestione delle cose, per cui, sai, magari anche l'idea di delegare, di affidarsi molto agli intermediari e far sentire chiare. Quindi assolutamente io direi che è qualcosa che mi sentirei di dire oggi, anche insieme a Annalisa, penso insieme a voi, io cercherei culturalmente di combattere, perché io credo che, insomma, una delle cose, questa qui è anche un po' una battaglia contro le informazioni sbagliate, incomplete e fuorvianti, perché, voglio dire, l'altro tema per cui uno fa queste cose, anche perché purtroppo nel nostro paese, almeno dal punto riguarda l'informazione, la divulgazione, spesso e volentieri sono molto orientate politicamente, raccontano delle cose che, diciamo, non sono esattamente corrispondenti alla realtà, e secondo me c'è una differenza di valori. Vedo che Andrea vuole dire qualcosa su questo discorso della differenza dei valori, delle deleghe o quant'altro. No, che mi domando, approfitto di Max un attimo, mi domando se in Inghilterra che verbo si usa su abbinato a stock market, perché da noi c'è questa locuzione che io detesto, che è giocare in borsa, che secondo me la racconta molto lunga su quale sia l'approccio, come dire, qui invece è una cosa seria, appunto, dico, perché noi abbiamo proprio questa idea, insomma, che i mercati siano un azzardo,
e quindi, come dire, si vince in borsa e si gioca, che c'è una posta in palio. E quindi, come dire, se poi ottieni dei risultati da quel punto di vista, non è niente di cui vantarti, no? Perché chi è che si vanta di vincere la lotteria? Ha avuto semplicemente un colpo di fortuna, no? Quindi, andando proprio alla radice, secondo me, non so se qualche telegiornale inglese ha mai aperto dicendo bruciati in borsa 12 mila miliardi di sterline. Bruciare, proprio il termine di bruciare in borsa, sì, è proprio una questione di grammatica anche dei giornali molte volte. Ecco, non diciamo che è sempre colpa dei giornalisti, però. No, ma io difendo la categoria anche. Io sono giornalista come te, però sono abbastanza critico, soprattutto quando vedo le differenze fra l'Italia e l'Inghilterra su certi approcci, soprattutto sull'economia, ma questo abbiamo detto culturale in generale. Ecco, tornando a questa riflessione, che è un ottimo spunto di partenza, un'altra differenza probabilmente anche tra l'Italia e l'Inghilterra, come diceva Massimo, questo voler delegare sempre agli altri. Probabilmente in Inghilterra sono più responsabili dei loro stessi risparmi, o comunque si rendono più consapevoli di quelli che sono i loro risparmi, mentre in Italia c'è anche questo limite. Molti dicono, ma io tanto non le capisco quelle cose. Mi è spesso capitato di sentire tante persone che conosco personalmente dicono, no, io i video tuoi non li posso sentire perché tanto non le capisco queste cose. Quindi penso che il lavoro che fate voi, che cerchiamo di fare noi anche di divulgazione con un linguaggio semplice, sia molto importante, perché se è vero che bisogna affidarsi a professionisti per avere una consulenza insomma professionale, però come diceva Andrea, andare già con un filtro a capire determinate notizie è una cosa veramente molto importante. La senti questa differenza, Max? Assolutamente, c'è un aspetto fondamentale, a parte, abbiamo detto, la questione culturale rispetto al denaro. Noi abbiamo una cultura cattolica, loro una cultura anglosassone, che è quella degli americani e quella degli inglesi, che sono proprio fatti per fare soldi. Con gli aspetti positivi e negativi potremmo parlare anche della pandemia, del fatto che ad esempio qui, per preservare l'economia, la gente riprende a morire. C'è un discorso molto complesso, ma un qualcosa in particolare legato al concetto di fallimento. Su questo vorrei sentire sia Massimo che Andrea, forse non abbiamo mai parlato con Andrea. Qui il fallimento, dove per fallimento significa o faccio qualcosa, non funziona, ne faccio un'altra, viene vista come un tentativo. Invece in Italia il fallimento, l'idea del fallimento, è qualcosa che ti marchia per tutta la vita, almeno così la vedo io. Cosa ne pensi, Massimo? E direi cosa ne pensa anche Andrea. Prima Andrea, prima io, come vuoi, onori di casa, vado io. No, vai pure. No, allora, su questo mi trovo innanzitutto assolutamente d'accordo, e c'è. Poi, tra l'altro, io, diciamo, ho una un po' una deformazione, se vogliamo, perché comunque come attività principale mi occupo di crediti deteriorati, e quindi, diciamo, di fallimenti, di cose che non funzionano. Quindi, diciamo, ho un pochino, insomma, l'antenna per questa tipologia di cose. Quello che mi sentirei di dire è assolutamente sì, c'è anche proprio questo discorso, che se vogliamo potrebbe essere anche attraversando tutta la cultura, un discorso anche linguistico. Quindi la definizione, cioè fallimento in italiano, mentre tu in inglese hai sia il bankruptcy, hai failure, hai tutta una serie di tonalità, e invece in realtà noi chiamiamo allo stesso modo la procedura concorsuale con cui sostanzialmente si pone fine all'esistenza di un'azienda, con l'insuccesso, quello che ti va male nella vita, non fa niente, cioè, usiamo la stessa parola, un po' sai come, cioè, ogni tanto tirano fuori quella cosa del debito colpa col tedesco, quindi la lingua ci direbbe tanto, però non la facciamo troppo lunga, e mi riservo dopo una domanda sulla serie di Netflix Squid Game, se ne volete parlare, perché lì secondo me c'è un filone su questa cosa, e si parla di debiti e di quant'altro. Venendo alla totalità, secondo me è innanzitutto assolutamente vero che c'è questa differenza, c'è questa
accezione negativa, ma direi che questo produce anche, se posso fare un riferimento, che ne so, a Simba e al cerchio della vita, cioè c'è una questione molto 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 semplice. In natura, gli esseri viventi nascono, muoiono, cioè esiste, è un elemento assolutamente naturale e funzionale all'esistenza di tutti gli organismi viventi che ci sia la patologia, la morte. Questa nostra idea che il fallimento è un male e se un'azienda fallisce la teniamo in vita, se le persone dovrebbero essere licenziate le teniamo dentro, ci teniamo all'Italia 30 anni, è qualcosa che dà vita a delle realtà zombie, delle cose che non esistono in natura e pervertono tutto il sistema. Il cerchio della vita ci dice, come Mufasa, Simba, dice guarda, noi moriamo, diventiamo le gazzelle, ci vanno. E questo, cioè, la natura è fatta, cioè dovrebbe essere assolutamente un elemento naturale la cessazione di un'attività d'impresa. E una cosa bellissima che riguarda, ci vorrebbero altre 10 puntate, non ne parliamo stasera, ma che riguarda secondo me gli ordinamenti anglosassoni e della disciplina del fallimento individuale, che è qualcosa che, se voi considerate, nel caso c'entra anche Squid Game, ed è qualcosa che paradossalmente in tutta la nostra cultura paternalistica, per cui noi in Italia vogliamo difendere le persone, rimborsiamo gli azionisti delle banche che falliscono e le vecchiette e siamo buoni con tutti, tenete presente che invece in Italia è una maledizione che può inseguire le persone per decenni. Cioè, se tu hai un credito e ti mettono la casa all'asta, cioè, mentre c'è con i finanziamenti tipo anglosassone tu hai il non recourse, per cui ti mando le chiavi della casa, tu hai, diciamo, terminato, tu sei libero e puoi ripartire da zero. Qua, con l'eredità che abbiamo del diritto latino, tu resti debitore sopra certe soglie, resti segnalato, e l'impossibilità di un fallimento individuale è qualcosa che, diciamo, distrugge, distorce e crea altre cose. Però la sto facendo lunghissima, sono uscito fuori traccia e passo la palla ad Andrea. Guarda, io lo voglio dire in una maniera, come dire, esemplificativa, che forse già una volta abbiamo citato in economia. Se tu prendi le prime 25 società, più grandi 25 società italiane e le più grandi 25 società americane, e guardi oggi e 25 anni fa, vedi che quelle italiane sono esattamente le stesse, hanno in alcuni casi sono fuse, hanno cambiato nome, no? La Comit è diventata Intesa, Eni, un gruppo Fiat, Fiat si chiama Stellantis, insomma. Negli Stati Uniti quelle che sono oggi le più grandi società 25 anni fa nemmeno esistevano. C'era. Negli Stati Uniti non erano certo un paese emergente, no? Quindi erano già l'economia più forte e dominante al mondo. Quindi c'è chi accetta, come dire, un sistema economico basato sul rinnovamento, sulla sfida, sul provarci e non riuscire, e sul provarci e riuscire, e c'è chi invece ha fondato tutto sul preservare, e quindi sul mantenere le posizioni. A volte sono gatti di marmo, a volte sono dei dogmi, però insomma credo che questo rappresenti in maniera plastica molto bene i due diversi ambiti. Invece, tornando a quello che diceva Annalisa prima sul delegare, io credo che ci sia anche un grosso problema in Italia sul delegare per quanto riguarda la parte economia finanza. Ci sono gli intermediari, perché francamente il fatto che gli italiani si fidino poco ha lunghe radici e ben come dire, fondate, no? Perché il sistema Italia, purtroppo, ci sono stati tantissimi episodi di risparmio tradito, di intermediari che hanno usato i risparmiatori come loro risorsa e non come dei clienti, no? Sono un sacco di persone che si sono rivolte in banca convinte di trovare davanti un consulente e si sono trovate davanti un venditore, con tutto quello, esatto, che poi eventualmente è venuto fuori. Quindi il fatto della difficoltà di delegare, concedo molti alibi agli italiani, diciamo, anche se naturalmente bisognerebbe imparare a farlo. Bisogna imparare a trovare l'interlocutore giusto a cui delegare,
Poi però procedere. Però anche qui avremmo sicuramente meno truffe se ci fosse una maggiore conoscenza proprio della materia. Indubbiamente. Invece siamo in un meccanismo che ci porta a cercare l'amico dell'amico, il cugino che lavora in banca, esatto. Sperando che così almeno noi non veniamo fregati. Partendo dall'assunto che andare in banca significa essere fregati, no? C'è mio cugino, magari non se la sente di farlo. Però lui ha fatto così, quindi lo faccio anch'io. Bene, come Max mi insegna, siamo arrivati a 30, oltre 30 minuti e quindi abbiamo finito il tempo utile per i social. Starei veramente tantissimo altro tempo a chiacchierare con voi, molto piacevole. Ringrazio te Andrea, ringrazio Max, Massimo come sempre. Speriamo di riavervi presto qui ai Dufin. E poi venite anche voi da noi, vi ospitiamo. Con piacere, così proviamo l'emozione del podcast. Ricombiniamo. Ma già questa è una puntata di Economia per Tutti con dentro Dufin, di Dufin. Passo il file audio, a parte estrarre dal video. Sì, infatti abbiamo fatto questo crossover, è stato... Beh, ringraziamo anche Fabio che è il nostro ascoltatore campione, perché per me è fondamentale avere sempre l'ascoltatore di riferimento, perché è quello che poi ti dà il feedback su quello che fai, perché io e Andrea sì ci confrontiamo, ma poi sono gli altri che ti devono giudicare, e uno come Fabio che è amante sia di voi che di noi e che ci ha fatto mettere insieme, e a lui spesso chiediamo, lui è un po' troppo entusiasta, noi siamo un po' più critici ogni tanto, con Andrea diciamo ma forse questo è troppo pesante, poi invece quella che è pesante risulta essere più leggera. Comunque grazie a voi per il lavoro che fate, anche veramente splendido, e grazie a Fabio che ci sta guardando. Ciao Fabio. Grazie ancora, buona continuazione di serata e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao a tutti. Grazie ragazzi, buon lavoro, complimenti. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.